Non sforerò, anche se Mimma nella mail che mi ha mandato mi aveva detto possiamo forse anche consentire di sforare, ma prima che suonino oggetti d'arte, peperoni, esatto, e pomodori. E pomodori, cercherò di concentrarmi su alcuni punti che riguardano appunto il rapporto Stato-Regioni, ovviamente sulla nuova legge, perché è di questo che si parla, ma solo su alcuni punti e su alcune, diciamo, questioni fondamentali di impostazione, di metodo in particolare che riguardano il confronto istituzionale. Ho già mandato a Mimma, anche se si tratta di un lavoro in progress, il testo che non ufficialmente come Regioni abbiamo ricevuto, ma che conosciamo comunque, sul progetto di legge sullo spettacolo dal vivo, il documento che le regioni hanno fatto e che hanno inoltrato alla Presidente della Settima Commissione, della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, contenente le osservazioni su un testo che era quello, diciamo, di qualche mese fa, poi abbiamo visto che è cambiato, con due richieste di audizioni, una a luglio dello scorso anno, tutte e due nello scorso anno, una a luglio e una a ottobre. Ecco, se infatti le mettiamo sul sito, magari sarà più facile, ecco, per tutti voi capire anche quali sono, come dire, le ragioni delle regioni, in modo che le osservazioni anche circostanziate in relazione ai diversi articoli possano diventare anche comprensibili a una platea più ampia, e condivisibili o non condivisibili, comunque insomma se ne capiscano la ragione. Questo documento non siamo riusciti a metterlo nel dossier perché è un PDF di quelli che non si riescono a manipolare ed aveva moltissime pagine, però ce ne sono alcune copie per chi volesse approfondire l'argomento a disposizione, e speriamo di riuscire ad averlo in modo informato che ci consenta di metterlo poi online in modo che lo vedano tutti magari quando è definitivo, perché forse è per quello che non era possibile entrare. Ecco, più facile invece forse sarà per il documento delle regioni, in modo che poi, ecco, i due testi possano essere letti contemporaneamente, quindi da una parte la proposta di legge e dall'altra parte le osservazioni delle regioni. Intanto grazie a Mimma, grazie a Oliviero, grazie a San Lazzaro e a tutti quanti, perché questi sono appuntamenti preziosi. Allora, partiamo dalla legge. Le regioni sicuramente hanno riconosciuto e riconoscono questo sforzo importante che è stato fatto a livello parlamentare, in particolare attraverso questo confronto, questo lavoro dell'onorevole Carluccio e l'onorevole De Biasi, per arrivare a un testo bipartisan. Questo è un dato inconfutabile, voglio dire, e molto importante. Non è la prima volta che succede, cioè nel senso che comunque anche nel periodo del precedente governo Berlusconi si arrivò comunque in sede di comitato ristretto nel 2004, partendo anche da una proposta delle regioni, a un testo condiviso tra maggioranza e opposizione, che fu condiviso anche con gli operatori, con l'AGIS, con i sindacati, con tutti quanti, testo che poi invece, come sapete, decadde perché all'ultimo momento il governo presentò un emendamento, proprio sul FUS per ribadire la centralità nella gestione del FUS, e quindi quel testo alla fine decadde. Poi ci fu il tentativo della Montecchi e poi siamo arrivati a questo nuovo testo. Come dicevo, è importante, ci sono diversi contenuti che sono anche condivisibili, però ce ne sono alcuni che risultano invece non poco chiari. Non è questa la sede per entrare nel merito, però io due o tre cose le vorrei dire. Ce ne sono alcuni decisamente incostituzionali. Allora, apprezzato lo sforzo, nel documento delle regioni si mettono in evidenza queste cose, cioè la parte, diciamo, che riguarda i principi fondamentali, l'impianto complessivo della legge, la costituzionalità delle norme che si vanno a proporre, a partire da un riferimento chiaro, inconfutabile, cioè lo spettacolo è materia di legislazione concorrente, l'abbiamo detto e ribadito in tutte le sedi, questo vuol dire che allo Stato spettano i principi fondamentali
e alle regioni la competenza legislativa e di regolamentazione del settore. Detto questo, io capisco anche i problemi che possono sorgere all'interno della categoria, tra gli operatori, in rapporto anche alle differenze che si registrano sul nostro paese, i timori, no, rispetto a quanto può succedere in alcuni territori a fronte di regioni che da tempo hanno un'esperienza consolidata, un fluire diciamo, dei finanziamenti abbastanza consolidato, norme chiare, programmazione, eccetera, eccetera. Però non è che si arriva comunque a ridefinire in maniera stabile, mi verrebbe da dire, è un'occasione troppo importante questa della legge, non ci possono essere delle scorciatoie, bisogna definire davvero insieme, e quando dico insieme non è per negare, per carità, la potestà del Parlamento di legiferare, quella è una potestà sovrana, l'altra è un discorso di, vogliamo dire, opportunità politica, vogliamo dire di doveroso confronto costituzionale e istituzionale in modo da arrivare ad individuare delle soluzioni che poi nella loro attuazione consentano davvero di procedere in maniera costruttiva. Questo è il punto. Non è che le regioni si vogliono arrogare competenze legislative che non sono assolutamente le loro e neanche ruoli che non sono i loro, voglio dire. Chiedono però un confronto, ecco, in modo da avere, forse garanzia è una parola troppo grossa, ma insomma usiamola lo stesso, che il dopo legge è gestibile, condivisibile e non sarà mai, come avvenuto in passato, oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale. Questo è il punto. Se no noi perderemo un sacco di tempo e non facendo un confronto preventivo arriveremo inevitabilmente, ecco, a quella soluzione lì, che è una soluzione che non credo nessuno, voglio dire, vorrebbe. Allora, quali sono anche gli interrogativi di fondo? C'è un problema di impianto comunque in questa legge, sono stati fatti dei passi avanti, noi lo riconosciamo, però intanto voglio dire metodo, perché avendo chiesto due volte con due lettere ufficiali, io ne ho copia qui, del Presidente della Conferenza delle Regioni, un confronto alla Presidente della Settima Commissione della Camera, quindi un'audizione, a noi risulta che sono stati auditi, che è stato audito il mondo intero praticamente, tranne le regioni. Allora mi verrebbe da dire verso un confronto, un mancato confronto, se poi abbiamo già finito, bene. Allora, fantastico, sono la premessa. Bene, allora c'è un problema di, le dico a spot, c'è un problema di correttezza sul piano costituzionale, c'è un problema di chiarezza sul piano della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Vi faccio un esempio. Qui si parla di conferenza unificata. La conferenza unificata è il massimo organo di concertazione tra i livelli istituzionali dello Stato, della Repubblica, tra Stato, regioni e autonomie locali. Cioè, lì si decidono, diciamo, si producono intese, si definiscono indirizzi, eccetera, eccetera. Nella legge c'è scritto che il ministro d'intesa con la conferenza unificata. Ora voi capite che il ministro è... Ce l'ho qua. Beh, va bene, comunque se è cambiato adesso io me ne rallegro. No, ma io me ne rallegro, però fino a gennaio era così. Beh, bene, se è chiarito io nessuno posso essere soltanto contento. Sì, però non c'è bisogno di alterarsi, scusa De Biase. No, non c'è bisogno, se non, assolutamente. Allora, diciamo che fino a 15 giorni fa il testo prevedeva che il ministro, d'intesa con la conferenza unificata, ma se invece è stato superato noi ne siamo soltanto felici, perché vuol dire che la conferenza unificata riassume il suo ruolo, che non è né quello di gestione, di verifica di efficacia, di efficienza, eccetera, ma è l'organo per l'appunto di massima concertazione tra i livelli di governo di questo Paese. E questa è una cosa. L'altra cosa, il problema dei finanziamenti nazionali, regionali e locali. Non vorremmo trovarci come regioni a gestire le bande, ecco, a gestire le bande, perché sembra che sia
questa, voglio dire, che sia questo il punto al quale si arriva. Seconda cosa, abbiamo proposto, anche perché voglio dire, qual è quella compagnia, ecco, tra tutte quelle che noi sosteniamo, che non cerca e che non è riuscita e che non si propone all'interno di un territorio che non è certo solo locale, ma che è sovraregionale, ma che è nazionale, ma che stabilisce dei rapporti internazionali, voglio dire, qual è? Allora a questo punto vuol dire che tutto passa attraverso una gestione di nuovo centralistica e qui non ci siamo. Poi c'è un altro problema di coerenza tra questo e le norme sul federalismo fiscale, c'è una legge sul federalismo fiscale approvata nel 2009, si dovrà arrivare ai decreti attuativi, non c'è tempo per dire questa cosa, ma insomma c'è un problema di coerenza in tutto questo. Accordi di programma, due cose e poi ho finito. Allora, accordi di programma, le regioni hanno proposto nel loro documento uno strumento che è quello degli accordi di programma. Gli accordi di programma che cosa sono? Allora, c'è un'intesa in conferenza unificata, in genere, quindi sono preceduti da un'intesa in conferenza unificata, che ho detto prima che cos'è, ecco, dopodiché si stabilisce attraverso gli accordi di programma quali sono gli indirizzi generali, territorio, quindi parlo di accordi di programma tra Stato e Regioni, voglio dire, quindi non siamo lì a dire no, vogliamo noi tutto quanto il FUS, no, responsabilmente cerchiamo di individuare gli strumenti che diano garanzia di continuità, trasparenza nella definizione degli obiettivi, delle azioni prioritarie che concordemente si vanno a finanziare, sulla base di quali criteri e sulla base di una certezza di risorse, perché l'accordo di programma quando si stipula tra Stato e Governo, noi ne abbiamo appena finito uno sulle politiche giovanili, quindi so di che cosa parlo, si definiscono le risorse triennalmente e non è che poi ci sono delle variazioni in corso d'opera. Allora, cioè non c'è un FUS ballerino, si dice per nel triennio, se gli accordi sono triennali, per il primo anno questi sono i soldi, per il secondo, per il terzo. Dopodiché c'è un cofinanziamento che prevede risorse dello Stato, risorse delle regioni e risorse degli enti locali. Io credo che questa sia garanzia anche di programmazione, credo che sia garanzia di continuità, credo che sia garanzia anche di trasparenza. Ecco. Poi è chiaro, ma nel nostro paese è così ovunque, ci sono delle regioni che sono più avanti, ci sono delle regioni che sono più indietro, ma non è che con delle scorciatoie dal punto di vista giuridico istituzionale si può mantenere lo status quo. Non è questo il punto. Bisogna prendere atto di ciò che dice la Costituzione e bisogna lavorare seriamente attraverso un confronto preventivo per definire quello che correttamente la Costituzione prevede. E bisogna farlo insieme, ma bisogna farlo insieme, non per arrogarsi poteri strani, voglio dire, ma bisogna farlo insieme per avere la garanzia che poi quel percorso va avanti responsabilmente, che le regioni che sono più indietro hanno la possibilità, voglio dire, anche loro, assieme alle altre, di crescere. L'ultima cosa che dico e basta, gli osservatori, io credo che siano un'esperienza importante, gli osservatori dello spettacolo. Avreste mai pensato, voglio dire, qualche anno fa, anche solo un anno fa, che le regioni insieme sarebbero arrivate a definire un progetto nazionale, cioè interregionale, per dotarsi di strumenti di monitoraggio condivisi, cofinanziando questa esperienza ciascuno con una propria quota, in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale? È un'esperienza che è in atto, che è in atto. Allora, se siamo partiti con questa esperienza che funziona, che vede la presenza di 19 regioni, perché non dobbiamo provarci su quelle che sono le regole da condividere, i processi, gli strumenti? Cioè, questo bisogna fare, altrimenti noi ci troveremo, ahimè, in una situazione in cui ci sarà una contrapposizione tra livelli istituzionali e sarebbe un disastro, veramente. Credo davvero che il dialogo, anche a livello tecnico, sia indispensabile in questa fase. Poi con gli operatori, però ecco, in un quadro di correttezza istituzionale e, come dice la Costituzione, di sussidiarietà, di adeguatezza e di collaborazione. Grazie.